Amici, bentrovati. In questo martedì affronteremo un argomento molto importante per tutta la comunità, non solo i diretti interessati, e parlo degli studenti, degli operatori scolastici e degli insegnanti, ma anche per le famiglie di quanti frequentano le scuole di Noto. E parliamo con l'assessore ai lavori pubblici Corrado Frasca di un argomento molto importante, è l'argomento che riguarda le scuole di Noto, la staticità delle scuole di Noto, in una parola come stanno gli edifici scolastici che ospitano i nostri figli. Ben trovato Assessore, l'argomento, dicevo, molto importante, e non solo alla luce di quanto si è verificato qualche mese fa nel centro-sud dell'Italia, ma un argomento che ci tocca da vicino, perché non dimentichiamo che anche noi nel 90, per fortuna senza gravi conseguenze, abbiamo vissuto giornate drammatiche e terribili del terremoto, per cui la prima cosa che si disse allora da parte di tutti i genitori, ma anche da parte di tutta la cittadinanza, come stanno gli edifici di Noto, considerando che a Noto ci sono degli edifici che sono di competenza del comune per quanto riguarda la manutenzione e quant'altro, ma edifici del Settecento che appartengono alla competenza della provincia, che hanno bisogno non solo di ordinaria ma anche di straordinaria manutenzione. Per cui io la domanda la giro direttamente a lei. Gli edifici scolastici di Noto godono ottima salute? Intanto tengo a precisare che ha pienamente ragione, perché è ovvio che i genitori portano i lasciano i figli a scuola ed è normale pensare che vogliono essere sicuri dell'ambiente dove lo lasciano, ma l'amministrazione comunale ha il massimo impegno per cercare di tranquillizzare i genitori e ci tiene a che l'ambiente sia abbastanza controllato. Assessore, tocchiamo uno per uno gli edifici. Allora, sì, già prima che succedesse questo spiacevole e spiacevolissimo incidente, questo grave incidente che è stato il terremoto nell'Italia centrale, il Comune ha partecipato ad un bando del MIUR e abbiamo avuto i finanziamenti per un'indagine strutturale su tutti gli edifici di proprietà del Comune. Di proprietà del Comune. Quindi parliamo della scuola d'obbligo. In effetti parliamo di 8 scuole, abbiamo avuto finanziare 8 scuole. Per cercare di rientrare nei finanziamenti, il Comune ha copartecipato al finanziamento per poter avere un punteggio più elevato. Quindi l'indagine strutturale è stata fatta al Don Bosco di via Fornaciari, al Maiore di via Roma, alla Melodia sede centrale via Bruno, in via Giovanni Auguspa via Bacci e nell'altro plesso, quello ex mercato sempre dell'Auguspa, nella scuola di Testa dell'Acqua, di Granieri e all'Ettara in via Montessori. Non sono stati finanziati soltanto il Collodi e la scuola bambina via Canova. Posso assicurare che siccome dall'appalto vi è stato un ribasso, utilizzeremo i fondi del ribasso per fare l'indagine strutturale anche in questi due plessi per i quali non abbiamo avuto il finanziamento. Dalle risultanze che sono andato a vedere stamattina in ufficio non ci sono grossi problemi dal punto di vista strutturale, quindi le famiglie possono stare tranquille che le scuole di Noto sono controllate abbastanza bene. E giustamente ha parlato delle altre scuole, quelle delle famiglie. Giusto, un discorso, non possiamo dire appartengono ad altre, è un discorso diverso, possono cadere, no? È un discorso diverso, ma io penso che anche per queste dobbiamo fare qualcosa. Intanto due istituti sono in scuole abbastanza giovani, come anni di parlo dell'istituto d'arte e del geometra.
Intendo comunque fare una puntatina alla provincia e vedere cosa c'è eventualmente da fare per queste scuole. Ma per quanto riguarda il classico, è allocato in un istituto per il quale c'è stato già il restauro, mentre posso assicurare che nei prossimi mesi avremo a disposizione locali ristrutturati e quindi già messi in condizione di controllo per il quale è stato fatto l'intervento di antisismico. Mi riferisco ad esempio all'ex magistrale, per i quali stamattina, mi diceva il sindaco, nella prossima primavera un'ala potrebbe già essere disponibile, e lì ci sono i lavori in corso. Lei mi dirà, non appartiene alla competenza del comune né sotto l'aspetto della manutenzione né sotto quello della proprietà, seppur è annoto, ma abbiamo un edificio che ci si para dinanzi agli occhi una volta superata la Porta Reale. Sulla destra è il vecchio istituto che è stato fino a un decennio fa ospitato gli studenti del liceo scientifico annesso alla chiesa di San Francesco all'Immacolata, ed era proprio dei padri francescani. Lì sono stati fatti degli interventi, poi si è bloccato un po' tutto e ci ricordiamo, coloro che abbiamo frequentato quell'ambiente, che per tanti anni nel cortile, chiamiamolo pomposamente nel chiostro interno, ci sono state transenne e financo una gru che per tanti anni non utilizzata svettava alta sulla città. Anche ora è in una condizione pietosa il cortile di cui parla, ed è un mio cruccio, perché vorrei che quanto prima fosse sistemato e tornasse ad essere utilizzato. Però l'amministrazione è già riuscita ad avere da parte del Ministero un finanziamento che un finanziamento nel passato già destinato al nodo e mai utilizzato. Siamo riusciti a dirottarlo su quell'istituto, si parla di 700.000 euro di finanziamento pubblico che ci permetterà di completare i lavori. Gli uffici già stanno lavorando celermente per permettere di riprendere nuovamente i lavori lì prima possibile. Io fra l'altro volevo aggiungere, rientra sempre sotto questo aspetto scolastico, un problema che c'è stato fino a qualche giorno fa e che noi abbiamo segnalato prontamente all'amministrazione comunale. Il sindaco è stato attento, non di quell'attenzione dall'oggi al domani, dall'oggi all'oggi. Cioè, l'abbiamo detto di mattina, di pomeriggio ci è arrivata la notizia, il problema degli studenti del liceo scientifico che sono in via Montessori, in una palazzina di proprietà dell'ASP, non possono raggiungere il campo sportivo per quella vecchia ora di ginnastica, di educazione fisica, perché c'è una certa distanza. La competenza è della provincia, ma i mezzi sono del comune. C'è stato un accordo tra il commissario della provincia e il comune di Noto, nella persona del sindaco Bonfanti. Il comune metterà in mezzo, la provincia ha già trasferito un operatore, un autista, quindi il problema è già stato risolto. Ecco, sono dei problemi che interessano la comunità, la collettività, la scuola, a volte c'è la competenza comune-provincia, e se si gioca al rimpallo è tua e mia, ci si trascina avanti senza dare una soluzione. In questo caso è arrivata pronta. Dobbiamo fare strategie. Ci vogliono sinergie, i rimpalli creano soltanto problemi e allontanano la gente dalle istituzioni. Infatti io mi sto interessando anche con la provincia, perché abbiamo avuto la segnalazione che c'è necessità di fare la scelpatura, e ho avuto assicurazioni che verrà autorizzata quanto prima. Dobbiamo lavorare per venire incontro agli studenti, alla scuola, ed essere sempre pronti a... Assessore, ogni quanto viene fatto il monitoraggio di questi edifici? Si aspetta l'inizio dell'anno, si aspetta che succeda? Ogni inizio anno intanto c'è un controllo di tutti i plessi, dalla piccola manutenzione
ha quantato. Ovviamente altro discorso è l'intervento di natura, l'indagine strutturale, è chiaro, questo non è che viene fatto ogni anno, ma un lavoro fatto seriamente come quello che abbiamo fatto quest'anno in tutte le scuole ci permette una certa prima sicurezza. Di chiudere, una battuta, lo stato delle cose, se a conoscenza, se a perché mi viene in mente un enorme, grandissimo edificio che potrebbe ospitare di tutto e di più, l'ex Littara di via Cavour, chiuso oramai da più di 10 anni perché venne giù. C'è un'accelerazione del progetto dell'amministrazione di fare un albergo. La vecchia idea sta andando avanti. Se lei ricorderà benissimo che fu fatto un bando di interesse al quale parteciparono alcuni operatori del settore. In questo momento c'è un approfondimento del progetto con la sovrintendenza, con gli ingegneri, ed è un progetto che verrà breve accelerato. Va bene, grazie Assessore Frasca, grazie a quanti ci hanno seguito. Un argomento importante, molto importante, veramente importante, la staticità degli edifici scolastici della città. È stato con noi l'assessore Corrado Frasca, che ancora una volta ringrazio quanti ci avete seguito. L'appuntamento è per domani.